Martedì 25 giugno in Fortezza, nella splendida Fortezza Medicea, nell'ovale verde ci sarà 15 corner di degustazione con le migliori proposte dell'enogastronomia del nostro territorio e quindi ristoratori, pubblici esercizi, enoteche, davvero l'imbarazzo della scelta, un menù ricchissimo e poi non solo cibo ma anche cultura e anche visite guidate alla Fortezza con 3 appuntamenti dalle 19 alle 20 alle 21 e tanta musica, quindi intrattenimento, musica live tutta la sera dalle 18 alle 23. Un impegno di Confcommercio che si rinnova per la tappa aretina di Toscana Arcobaleno d'estate. Arezzo è pronta a vivere una lunga serata fra il tramonto e l'affacciarsi delle stelle. Merito di aperitivo d'estate, l'evento dedicato al gusto in programma martedì 25 giugno dalle 18 alle 23 nel prato della suggestiva Fortezza Medicea. Abbiamo la novità di quest'anno, appunto un corner di degustazione con l'Associazione Italiana Celiachi. E quindi davvero ci sarà anche lo spazio per una platea molto vasta di consumatori e quindi si potranno degustare anche piatti molto prelibati senza glutine. Si tratta della quinta edizione in terra aretina. Musica dal vivo, visite guidate e proposte enogastronomiche per celebrare le eccellenze culinarie e culturali della Toscana. Mutuata da quello che avviene da tempo sulla Riviera Romagnola, il direttore Canecci ci propose qualche anno fa questa bellissima iniziativa che è esplosa a livello toscano fino a diventare un appuntamento ormai consolidato, come dicevi tu, da ben 12 anni. Arezzo ha saputo scavarsi uno spazio importantissimo, è ormai l'evento più virtuoso, diciamo, di questa iniziativa, dove il sodalizio, Confcommercio, la Nazione e Regione Toscana si esprime al meglio. Nello straordinario scenario della Fortezza Medicea anche quest'anno i nostri straordinari chef e la grande macchina da guerra della Confcommercio con la Nazione sapranno celebrare a dovere l'inizio della stagione estiva. L'iniziativa è parte della 12ª edizione di Toscana Arcobaleno d'estate, la fortunata kermesse voluta da Regione Toscana e la Nazione, insieme a Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, per festeggiare l'inizio della bella stagione. Per noi il 2024 è un anno importantissimo perché facciamo 165 anni il 18 luglio, quindi questo aperitivo d'estate precede tutta una serie di iniziative che Nazione farà a livello regionale, anche a livello locale. Faremo un libro con i nostri autori più importanti che hanno scritto le pagine domenicali di lettura e una serie di foto antiche in un libro e mille altre iniziative anche social, quindi credo che l'aperitivo d'estate sia il miglior augurio per un'estate da 165 anni che ancora, come dire, godono di ottima salute.